Buongiorno a tutti dalla sede di Lombarda Motori di Monza. Oggi siamo qui per presentare il terzo torneo Golf Brianzolo 2022. Ormai, come dice la parola stessa, è una tradizione che si rinnova perché questo torneo è giunto alla terza edizione, ma non mancheranno assolutamente le novità. Elsa Zannier, che cosa rappresenta questo circuito di golf al fianco di Cancro Primo Aiuto e che cosa rappresenta CPA per voi? Allora, innanzitutto questo è un circuito di golf intitolato a Luigi Zannier, che è mio padre, che è il fondatore di questa azienda. Era un uomo molto orientato alla solidarietà, quindi sono sicura che se lui fosse qui oggi condividerebbe in pieno le scelte dell'azienda e la scelta di schierarsi di fianco a Cancor Primo Aiuto. Cancor Primo Aiuto per noi è un privilegio. È un privilegio di poter condividere un percorso a fianco di un'associazione che dà tantissimo al territorio e poter camminare a fianco, poter condividere tanti progetti, poter in qualche modo contribuire e dare qualcosa anche da parte di tutti noi, perché il progetto è condiviso in azienda, quindi non è un progetto che condivido sola, è qualcosa che respiriamo nell'aria, è qualcosa di cui io parlo ai collaboratori, quindi ripeto, è diventato un privilegio per tutti noi poter camminare a fianco dell'associazione. Si rinnova l'impegno nei confronti della solidarietà, ma soprattutto questo circuito assume un'importanza sempre maggiore perché da quest'anno le gare saranno tutte solo di sabato. Sì, questo, siamo molto felici di questo perché anche nelle scorse edizioni le manifestazioni sono andate sempre molto bene. Chiaramente di sabato hanno un sapore particolare perché sabato è una giornata di grande affluenza, quindi questo vuol dire che il bacino di utenza sarà maggiore e possiamo probabilmente far avvicinare più persone all'associazione e portarli a conoscenza di tanti progetti, insomma parlarne, condividere, che un po' questo è l'obiettivo comune. Michele Ciceri, che cosa troveranno i giocatori in queste gare? Allora, in queste gare i giocatori troveranno innanzitutto 6 circoli di golf molto belli, che sono gli stessi che abbiamo conosciuto l'anno scorso e che abbiamo voluto riconfermare, che poi sono i circoli di golf della Brianza, il territorio dove si svolge questo torneo. E poi troveranno un evento. Allora, abbiamo voluto costruire un percorso che possa essere di soddisfazione sia per i giocatori, dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista dei premi. Ci sarà anche un montepremi, diciamo, particolarmente interessante, e dall'altro che possa essere di interesse anche per chi sta intorno, per le famiglie, per gli amici. Ecco, organizzare un appuntamento di sport e di solidarietà che possa davvero coinvolgere tutti e in questo modo aumentare l'importanza della gara e del circuito e dell'iniziativa. Territorialità e Brianza al centro, e a questo proposito il ricavato verrà devoluto al poliambulatorio di Medica Etica di Seregno. Esattamente, come ha già avuto modo di sottolineare il dottor Flavio Ferrari anche in altre occasioni, la decisione dell'associazione, in questo caso d'accordo con Lombarda Motori, è proprio questa, di destinare il ricavato di questa iniziativa, quindi di queste 6 gare di golf, al progetto del poliambulatorio sociale di Medica Etica, che sorge a Seregno, territorio brianzolo, e quindi restiamo nel confine della territorialità, che poi è anche uno dei tratti distintivi di questa iniziativa bellissima con Lombarda Motori.